Con oggi si aprono ufficialmente le celebrazioni per il quinto centenario della canonizzazione di San Francesco da Paola. Oggi sta facendo visita qui a Milazzo il reliquiario contenente dei frammenti ossei proveniente dal convento di Vico Equense, quindi dalla Campania. Arriva via mare per ricordare uno dei famosi miracoli del santo. Si dice che il santo, insieme a due suoi confratelli, volendo arrivare in Sicilia, aveva chiesto a Barcarolo, per l'esattezza, un passaggio. E il Barcarolo, guardandolo, gli dice: frate mio, senza soldi non si va da nessuna parte. E San Francesco dice che sono dei poveri frate che non tengono moneta, e il Barcarolo va senza dare loro il passaggio. Ma San Francesco rassicura i due suoi frati e dice: se è volontà di Dio andremo in Sicilia. Stende il mantello che aveva sul mare, salgono sul mantello e iniziano a navigare. Quando lungo la rotta per arrivare in Sicilia il Barcarolo vede questi tre uomini, capisce di aver detto no ad un santo, e quindi, arrivati qui a terra, si è prostrato ai suoi piedi chiedendo umilmente scusa. Questo miracolo è stato anche il motivo per cui Papa Pio XII proclama poi San Francesco di Paola patrono della gente di mare. Il passo è si inizia con il sinistro e si fa a passo militare. E con la stanchezza poi a mano è sempre più difficile, no? Pertanto mi fa sentire pieno di orgoglio e devozione a amare i santi e soprattutto portare avanti le nostre tradizioni. Organizziamo sia le alzate, le uscite, organizziamo un po' tutto della processione. Ci vuole un po' l'ossatura più pesante, però facciamo finché che dal più piccolo, partono dall'età di già 13-14 anni che ci seguono, fino a poi arrivare ai più grandi. Stiamo arrivando al santuario San Francesco di Paola, voluto proprio dal santo. Domenica 5 maggio la statua di San Francesco da Paola, da questo santuario alle mie spalle, percorrerà le principali vie cittadine. Sarà un grande momento di festa popolare, ma anche di profondità religiosa. E invece il martedì 7 la berrettella con cui si indica il copricapo che è appartenuto al santo e che è custodito qui nel nostro santuario viene ad essere imbarcato su una motovedetta della capitaneria, almeno così secondo la tradizione. Viene fatto un omaggio a tutti i caduti tramite una corona d'alloro spinta in mare proprio dal primo cittadino, dal sindaco.